Race Attack 1000, gara 2 e tutto pronto per l'inizio di questa seconda manche qui all'autodromo di Franciacorta. Una gara 1 che ha visto un Roberto Carinelli vincere in totale, in solitaria, indisturbatezza. Non so come si possa dire, se esista un sostantivo per descrivere questo concetto. Fatto sta che Carinelli ha dato tanto di quel gas che gli altri non l'hanno neanche più visto dopo poche curve. E potrebbe ripetersi, anzi sicuramente, molto probabilmente si ripeterà in gara 2, a meno che non succeda un patatrack e si ritrova indietro in partenza. Staremo a vedere come andrà questa gara, dove le moto si stanno schierando adesso sulla griglia di partenza di questo autodromo. 8 maggio 2016, Race Attack 1000 gara 2, l'ultima gara di questa giornata. C'è poca luce, c'è poca visibilità, è nuvoloso, i piloti hanno quasi tutti messo la visiera chiara e chi ha messo quella scura forse faticherà un po' a vedere le curve di questo tracciato. Gas a martello, è tutto pronto, si parte, partito forte Carinelli, quindi scongiura l'incubo di poter partire male. È partito forte, ma Puttini è partito bene, prova ad affiancarlo all'interno, ma Carinelli chiude bene la traiettoria, si porta al comando di questa gara e da qui in poi forse sarà gara in solitario, mentre qui dietro si è scatenata la quarta guerra mondiale, perché la terza c'è già stata prima nelle varie gare che ci sono state in questa giornata. E qui dietro vediamo subito scintille tra tanti piloti che popolano questa griglia, 24 i piloti schierati qui all'autodromo di Franciacorta. Un buon risultato per la prima gara di quest'anno. All'attacco Alberto Decio, davanti a lui a Pisacane Bombini, il tuo caro amico, ha infilato Decio guadagnando una posizione, e Andrea Carraro prova a togliersi quella cosa fastidiosa lì davanti, questa tuta arancio fluo e blu che si illumina di notte, la si vede al buio, nel buio dell'autodromo di Franciacorta, delle 18:30 dell'orario in cui si corre questa gara. E sicuramente Carraro vuole cercare di togliersi di davanti a lui quella moto di Oliviero Danelli, che è partito bene, si è portato subito davanti alla moto di un pilota che orario aperitivo. Esatto, speriamo che non l'abbiano fatto l'aperitivo questi piloti prima della gara, sennò saranno dolori per cercare di stare in piedi ubriachi su queste moto. Cristian Cosio è partito fortissimo, si trova in sesta posizione all'inseguimento di Massimo Giglioli, quella CBR bianca, blu e rossa lì davanti a lui, inquadrata poco fa dalla telecamera on board sulla piastra dello sterzo della moto dell'Aprilia RSV4 di Cristian Cosio. Mentre Luciano Ferrara, vicino alla moto di Arosmennito, subito prova l'attacco adesso all'uscita della curva sul rettilineo del terrapieno, prova a mettersi in scia quantomeno per andare a mettere paura del pilota che è all'esordio qui nella Race Attack. Vediamo l'attacco di Massimo Giglioli all'esterno su Paolo Cannizzaro, ci ha provato all'attacco ma non c'è riuscito. Oliviero Danelli guadagna una posizione subito su Eros Pachera, approfittando di un lungo di questo pilota all'ultima curva, e si inizia adesso così il secondo giro di questa gara con Paolo Talpo. Che rischio. Per poco non talponava il pilota davanti a lui, è arrivato lungo ed è stato passato da Chiodi, di cui non ricordo il nome, Carlo Chiodi, inizia anche quello con la C, Carlo Chiodi, che si getta all'inseguimento di Carraro, che riesce a passare una moto davanti a lui. Carlo Chiodi prova ad approfittare della bagarre tra questi due per dire ok, tra i due litiganti il terzo gode, il terzo sono io, ma quello che gode alla fine è Carraro, perché ha passato la moto davanti a lui e ha guadagnato una posizione, portandosi quindi in dodicesima piazza. Grande la gara di Carraro fino a qui in questo primo giro di questa gara. Danilo Placì prova a liberarsi dalla moto di Cucinella lì davanti per andare a prendere Mattia Puttini e guadagnare un ipotetico podio che gli varrebbe tanto, visto anche la difficoltà che ha avuto in gara 1 a causa della caduta che l'ha visto fuori dai giochi. Ci riprova di nuovo Giglioli, riesce con questo grande sorpasso su Paolo Cannizzaro e guadagna una posizione. Bellissimo, pulito l'ingresso alla curva 6 di Massimo Giglioli, con Cannizzaro che prova a ripetere la manovra che aveva fatto il giro precedente, riuscendo a riprendersi la posizione, ma nulla da fare, questa volta Giglioli è stato bravo a staccare all'interno nella traiettoria vantaggiosa, favorevole, e guadagnare una posizione. Decio è sempre lì vicino alla moto di Bombini, che sta provando a mettere le sue ruote davanti a quelle di Pisacane, sta cercando il momento propizio. Bombini è scatenato, Bombini ha fatto esperienza in gara 1 e adesso martella, basta martella. Adesso è esperto, mentre Roberto Carinelli di esperienza ne ha da vendere e martella lo stesso, sta martellando ancora più forte che in gara 1, perché il suo miglior tempo in questo momento potrebbe arrivare addirittura a battere il suo tempo di qualifica, sarebbe un grande risultato per lui. Massimo Giglioli, eccolo qua inquadrato adesso, è bello vedere come quando mettono la marcia la moto dà quello scattino sul rettilineo della marcia che si innesta. E l'attacco di Cucinella che passa Puttini, si porta in seconda posizione, bella la staccata all'interno di Cucinella che si è cucinato a colazione Puttini e si è portato davanti mettendo la sua moto gialla davanti alla Suzuki rossa di Mattia Puttini, che si vede quindi scalzato dal gradino intermedio del podio con la nuova moto scintillante di Luciano Ferrara, quel BMW nero e arancione che ci deve ancora abituare a non vedere più il Suzukone con cui ci aveva abituato. Il Suzukone era... Wow! Che tra...
traverso, ragazzi, che traverso. Traversi Show, Tokyo Drift su due ruote per Roberto Carinelli, che ci sta deliziando con queste spettacolari. Io vorrei vedere Roby, per favore, facci una wild card al Motestate 1000, sì. Gentilmente, per favore. Sì. Basta. Dai. Ti voglio lì. Ma perché vai troppo forte, cacchio? Cioè non puoi andare così forte e fare queste deraponi e poi cioè non farmi il Motestate 1000, voglio dai, dire. Beh, smettila. Ma è un 7 e mezzo quello lì, è un 7 e mezzo. Compra le Pirelli. Questo appena passato da Carraro sul rettilineo credo sia un 7 e mezzo, perché per passare così sul dritto o ti sei dimenticato di accelerare o hai una moto che spinge meno. Caduta lì davanti di Pachera, la curva 1. Gara finita per questo pilota con l'R1. Anteriorata maledetta. Ne vedo pochi cadere lì alla 1. Era fuori traiettoria. No, era dentro, no. A me sembrava dentro, era fuori. Sì. Basta, allora chiusura d'anteriore dovuta allo sporco. Capita a volte quando vai sullo sporco, mentre Placì ha intravisto la possibilità di andare a prendere Puttini lì davanti, che è leggermente in difficoltà e non riesce a tenere un passo tale che lo porti a chiudere in seconda posizione. Quindi Placì ha capito che forse può andare a infilare la sua Aprilia davanti alla Suzuki di Puttini per salire sul podio virtuale e guadagnare almeno la gloria di dire: ok, all'esordio nella 1000 io un podio l'ho fatto e mi sono portato a casa una coppetta che vale tantissimo, soprattutto considerando che quest'anno Placì corre con moto nuova Aprilia RSV4 1000. Dalla Triumph un bel salto, sicuramente è riuscito ad abituarsi, in men che non si dica. Davvero non avrei mai detto che potesse farcene in così poco. Come dice Paperino o Topolino nei cartoni, si è abituato in un battibaleno. Mentre qui Luciano Ferrara cerca di passare Eros Bennito in un battibaleno, tira una staccata da battibaleno selvaggio furioso, degna dei migliori dischi freni Brembo. Mamma mia, cosa ha fatto Luciano Ferrara? Come ha fatto a passare così Eros Bennito? Ha staccato dal giro prima, è riuscito a passarlo. Non si sa come abbia fatto. Pazzesco. Ha detto, come c'era un pilota che diceva: aspetto a frenare finché non ho visioni celestiali e un forte sentimento di paura, poi inizio a frenare. Lì davanti intanto Bombini ha passato, forse Schwanz, Pisacane con un grande sorpasso, bellissimo questa manovra. All'uscita della curva 9 si è portato all'esterno per approfittare della traiettoria interna della curva 10. Bombini guadagna quindi la sedicesima posizione. No, ha passato Pisacane, sì, quindi la sedicesima posizione. Grande Daniel Bombini, complimenti per questo inizio di stagione, inizio di carriera. Perché, sono assolutamente. È la seconda gara, quindi. Giù il cappello. Qui indietro Decio ha visto la possibilità di sfruttare una piccola defiance di Pisacane, che passato da Bombini ha avuto un momento di difficoltà. Ci hanno messo un po' a togliere la moto. Si era inghiaiata bene, devo dire, la moto di Pachera. Anche perché lì è un punto difficile, sei molto lontano dalla prima. No, la via di fuga è molto grande lì. Quindi arrivare alla moto, portarla fuori. Ce ne vuole. Anche perché Carinelli sta girando talmente veloce che ha fatto il tempo di 1:14.09. Incredibile il miglior tempo di Roberto Carinelli, che stampa il miglior giro di questa gara, che probabilmente resterà imbattuto per almeno tutta la stagione, perché non vedo nessuno in grado di scendere sotto il 15. Guardate la guida aggressiva di Roberto Carinelli, va sempre largo lì. Non so se sbagli o se lo faccia apposta per evitare magari l'asfalto sconnesso in traiettoria. Non so. A vedere i tempi, chi ha ragione lui. Sì, per forza. Il cronometro dà sempre la ragione. Diciamo che è una curva dove se ti allarghi troppo non perdi tanto, perché poi riesci a spalancare il gas. Infatti è fatta apposta per allargare. Sì, però dico, se vai fuori traiettoria qui, come sta facendo adesso Eros Bennito inquadrato in questo slow motion, dici così, okay. Poi puoi chiudere meglio la traiettoria e recuperare la curva 9. Quindi non sono quelle curve dove se arrivi lungo perdi un secondo, ecco. Sì, no, è un po' largamente interpretabile, sì, diciamo. Cioè se arrivi lungo alla curva 1 perdi un abisso. Se arrivi lungo alla curva 10 anche lì perdi un abisso. Anche perché questa è una curva lenta, quindi. Sì, se arrivi lungo qui o se arrivi lungo alla 11 che mette sul rettilineo il terrapieno, guadagni col fatto che puoi chiuderla e spalancare il gas. Quindi diciamo che, certo, è meglio fare la traiettoria giusta, ma non ci perdi tanto. Che bello lo slow-mo così. Guarda che bello il cambio di direzione. Si vede anche il pilota come lavori sulla moto per cercare di andare a metterla giù in traiettoria, in piega. E la fa proprio sempre così lui, la 8, se noti, sì. Sempre lontano dal cordolo. Bisogna vedere se effettivamente c'è qualche sconnessione lì all'interno, perché guarda qua che bella questa ripresa con la moto che alla curva 9 va a prendere quella buca, quella sconnessione. Eccola. Che devi ammortizzare anche con le gambe e con il resto del corpo, perché ti destabilizza sulla moto
Ed è una curva che è difficile fare in pieno con il 1000, Edo, perché... No, non la fa in pieno. Non ce la fai? Con la 600 la fa in pieno? Sì. Ecco, la 1000 no. Cioè, perché... non tutta la prima parte, dopo sì. Ok. Con la 1000, sai, al di là dei cavalli e della difficoltà di metterle a terra, hai anche quella sconnessione lì che... Vabbè, chiaro. Se non hai la... Infatti posteriore... anche noi col 600 a gomma finita ti dà più rogna. Mm. Chiaramente tiene di meno. So, se con la gomma nuova ti puoi permettere un po' più di giocare col gas. Sì, o vai a settare la forcellona in modo... Non si setta una... Non puoi fare un setup su una buca, curva, capito? Esatto. Su una buca, cioè... Sì, o è la curva della bici. Anche perché poi è una buca, cioè non puoi lavorare su una cosa che non... O ce n'è tante, quindi... Andiamo a fare altre buche in altre curve. Chiaro, per dire, Cervesina era molto bucata e disconnessa. Abbiamo... Mi ricordo quando abbiamo partecipato a Motestate l'anno scorso, abbiamo fatto un setup un pochino più che attise le sconnessioni, però qua ce n'è. Oddio, Ferrara dove infila Cosio alla curva 8, pazzesco, l'attacco di Luciano che sbeffa scatenato così, Ferrara, che beffa Cristian Cosio con le due scimmiette appese al manubrio che sembrerebbero applaudire, però probabilmente stanno applaudendo il sorpasso di Ferrara e non la difesa di Cosio che si è fatto bucare in un punto in cui è difficile passare. Diamo a Cosio quel che di Cosio, ovvero passare è difficile, non se l'aspettava, magari la traiettoria la chiudeva da qualche altra parte, e diamo a Ferrara quello che di Ferrara, perché quel sorpasso lì è stato veramente, veramente da ricordare. Placì, giro dopo giro, curva dopo curva, sta rosicchiando lentamente un decimino dopo l'altro, come un tarlo che nel corso dei decenni rosicchia l'armadio fino ad arrivare a corroderti le ante e a farti il buchino con cui riesci a vedere i vestiti e quello che c'è dentro, a sbirciare dalla porticina senza no, avere la lanta. No, non si può nascondere l'armadio. No. E qui adesso Placì sta rosicchiando decimo dopo decimo, curva dopo curva, giro dopo giro, e quando siamo nel quinto giro di questa gara, quindi nella seconda metà di gara, potremmo aspettarci un Placì che nelle ultime fasi di questa seconda manche della Race Attack 1000 andrà a mettere fastidio, quantomeno, a Mattia Puttini lì davanti. Mentre Pisacane si sta difendendo molto molto bene dagli attacchi di Alberto Decio, un pilota che ci ha abituato a vedere grandi duelli in gara 1, che ci ha fatto divertire tantissimo con grandi sorpassi e grandi battaglie, e adesso se la deve vedere con un Ferdinando Pisacane lì davanti che sta facendo di tutto per difendersi dagli attacchi di Decio. E Carinelli, vero? Siamo un board camera con... no, perché c'è qualcuno davanti. No, pensavo fosse un doppiato. No, va troppo forte per essere un doppiato. Sto cercando di capire chi è. Non so se la grafica ce l'ha fatto vedere. Perdonate, no. Cos'è? Mi sono dimenticato di mettere la sovraimpressione in questa grafica, quindi non sappiamo chi è. Sicuramente il pilota che sta facendo questa gara on board è un pilota che ci sta dando molto gas, anche se resta ignoto per noi. Però lui lo saprà. Lui lo saprà. E Roberto Carinelli ancora una volta affronta la 8 nel modo suo, tutto particolare. Lo vedi infatti come va a chiudere la 9, lo vedi? Come allargandosi tanto e col 1000 alla 8 va a chiudere la 9. Bisogna tagliare sempre. Anche qui guardalo come va a chiudere all'ultimo la curva 10 per spalancare gas, aprire tardissimo qui, fa spazzolare tanto il posteriore per poter chiudere la traiettoria qui, e stranamente rispetto agli altri non l'ha ritardata tanto quella curva. E magari ha sbagliato. Può darsi. Potrà anche sbagliare qualche volta. Errare humanum est, esatto. Esatto, e vincere Carinelli est se continua a fare questa gara così, su questi tempi, su questo martello selvaggio. Placì, guardalo lì che è vicino, ha raggiunto la Suzuki rossa di Mattia Puttini. Guardalo qui come arriva stretto, arriva sotto la curva 10, sintomo del fatto che Placì va più forte nel secondo e terzo settore di questa pista. Probabilmente Puttini guadagna qualcosa nel primo settore, quindi giocano un po' all'elastico. Tiri tu, tiro io, che alla fine va a finire che non ci tocchiamo mai, ma questo elastico prima lo tiro, prima lo mollo, e giochiamo ad avvicinarci e ad allontanarci. Ferrara ha messo nel mirino quella moto col cerchio arancio fluo numero 70 di Paolo Cannizzaro. Guarda come pompa la BMW in uscita di Luciano Ferrara. Guardalo qui che prova adesso l'attacco. Vediamo se di nuovo affonda la staccata fortissima. Mamma. Come aveva fatto prima. Oddio, cosa ha dovuto fare Cannizzaro per non andare a fare il patatrack con Luciano Ferrara? Senza problemi Ferrara, eh. Un sorpasso senza peli sulla lingua. Un sorpasso molto allegro quello di Luciano Ferrara. È stato molto bravo Cannizzaro, esperto a rialzare il suo panigalone, che ha questo vizio di sbacchettare con una disperata. Anche perché Ferrara si è affacciato davanti proprio nell'ultimo momento della curva. Infatti Cannizzaro ha avuto anche poco tempo per vederlo, quindi è stato molto reattivo. Sì, riflessi veramente degni di Flash, degni di quello di X-Men. L'altro giorno ho visto X-Men, mi sono gasato. C'è quello che ferma il tempo e vede tutto al rallentatore. Probabilmente Cannizzaro quei riflessi lì ha visto Ferrara arrivare, e non si sa con quale riflesso, con quale rapidità
di scatto muscolare, ha rialzato la sua panigale per lasciar passare Ferrara, che ha fatto sì un sorpasso allegro, però alla fine ce l'ha fatta, è andato a segno e ha guadagnato la settima posizione. Grande gara davvero di Luciano Ferrara, mentre Carraro ha raggiunto Oliviero Danelli. Prova anche lui a ripetere quello che ha fatto Ferrara poco fa, ma era veramente troppo lontano per riuscire a ripetere quella performance. Mentre ci stanno praticamente deflorando, defaunando la pista, ammazzandoci tutti gli insetti che ci sono, facendoli spiaccicare su tutte le GoPro. Perché a parte... poi andranno puliti. Eh sì, a parte la moto di Decio all'inseguimento di Pisacane, che è pulita, tutte le altre hanno qualche insettino spiaccicato. Pisacane ha la luce. Decio affonda di nuovo l'attacco, questa volta su Pisacane alla curva del terrapieno. Vediamo se riesce a tenere stretta la corda, ce la fa, chiude in uscita e guadagna così una posizione grande. L'attacco di Alberto Decio, che dopo 6 giri è finalmente riuscito a scrollarsi di dosso Pisacane e a volare lì in solitaria. Abbiamo parlato poco di questo pilota. In 14esima posizione Paolo Talpo, che sta raggiungendo piano piano Carlo Chiodi. Sono vicini di box, sono compagni di squadra, girano nella stessa categoria e sono anche molto vicini tra loro. Quindi bella gara davvero di Paolo Talpo, che sta raggiungendo giro dopo giro Carlo Chiodi, rallentato da Carraro lì davanti. Bellissimo questo replay di Pisacane, che va a mollare il gas per frenare alla curva del terrapieno con Carinelli. Guarda come galleggia la ruota anteriore, ci sta dando tutto il gas che ci può dare. Se c'è il momento della frenata, vedi? No, frena dopo. Sì, sì, no, frena molto dopo rispetto agli altri. Però si è visto il... No, volevo vedere i movimenti delle dita. C'è un movimento particolare per le dita? No, però è bello il momento in cui il pilota già in carena si prepara i piedi, le mani, e poi è tutto, boom, fuori. È davvero utile questa slow motion anche per vedere lo stile di guida, per rivedersi, per capire dove si può migliorare, dove si può andare a cambiare quella posizione in sella, quel piedino messo giusto o messo sbagliato, quel culo un po' troppo fuori, un po' troppo dentro, con cui poter andare a limare qualche secondino. Rivediamo la partenza di Cannizzaro, è stato beffato dal semaforo, ma poi è partito bicilindrico, palla sulla partenza. Mamma quanto è partito forte Cannizzaro, che staccata, che frenata, ragazzi, che ha fatto alla prima curva, fotonico il sorpasso di Cannizzaro all'esterno. Roberto Carinelli, una partenza precisa, perfetta. Non ha... come da copione. Anzi, in realtà Puttini era partito forte, ho visto una routine a spuntare lì sulla destra, ma poi Carinelli ha fatto una staccata delle sue col posteriore che fumava di traverso e si è ripreso la prima posizione. Danelli come partito forte con la sua moto arancio fluo, anzi la moto nera, la tuta arancio fluo, si vede anche di notte, e ha passato tutti quanti guadagnando tante posizioni. Carlo Chiodi è partito normale, direi che è stato affiancato da quel cerchio azzurro di Pisacane, ma è stato poi bellissima, bravo. Bellissima la BMW di Pisacane. Bella, eh? È curatissima. Quell'azzurrino lì è veramente, veramente bello. Anzi, ma è una BMW, guarda che è una Kawasaki, mi sa. Oh, Kawasaki, scusa, ho sbagliato. La Kawasaki 1000. Mi sono... defiance, insomma. Cristian Cosio, bellissime quelle scimmiette sulla piastra dello sterzo. Rivediamo la partenza di Danelli, che ha passato un Carraro che ha voluto fare tutto il rettilineo su una ruota. Ci è riuscito anche, ci ha fatto anche divertire. Ma Danelli ha approfittato di quel cavallo in meno che poteva scaricare, vista la ruota anteriore alzata, per passare bene nella posizione. Guarda la partenza di Placi, straordinario, che per poco non girava in prima posizione. Se avesse avuto il fegato di staccare più sotto di tutti gli altri, forse ce l'avrebbe fatta. Bombini, dopo un inizio di gara bellissimo in cui ha passato diversi piloti, adesso si sta assestando sulla 16esima posizione e sta girando abbastanza in solitaria, mentre Carinelli, quanto aggressività, quanto guida animalesca, numero uno. Sì, potrebbe anche rilassarsi, però non sta mollando veramente niente. Mai rilassarsi quando stai vincendo in gara, perché poi fai cagate e sbagli. Esatto, se no... mai. Se no, prossima gara ti mettiamo il moto estate 1000. Senza, bravo, senza, esatto, dirtelo. Promosso. E senza diritto di revoca. Esatto. Paolo Talpo ancora lì all'inseguimento di Carlo Chiodi. Il gap che lo separa è abbastanza, però in questi due giri di gara che mancano, sai, se si scatenasse qualcosa lì davanti tra Chiodi e Carraro, Talpo potrebbe approfittarne per andare a prenderli e dire la sua. Placi prova a chiudere la traiettoria qui in uscita del rettilineo terrapieno, ma Puttini ogni volta esce più forte e riesce a distanziarsi quel tanto che basta da impedire a Placi di provare l'attacco, anche perché questa curva è un po' il mostro nero, la bestia nera di Danilo Placi, perché qui aveva steso la moto in gara 1 e adesso c'è sicuramente tutto quello che vuole, e chiudere la gara senza ristendere di nuovo la moto nella stessa curva in cui l'aveva chiusa in gara 1. Qui si sta scatenando quello che aveva preannunciato, il duello tra Chiodi, Carraro e Danelli, perché ormai sono arrivati a portata di tiro. Lampeggia di rosso il mirino su queste moto
di chiodi Carraro e Danelli, perché là davanti il loro avversario è a portata di tiro, è a portata di staccata, è a portata di frenata, è a portata di sorpasso quando i piloti stanno per iniziare adesso il penultimo giro di questa gara. Carraro è uscito forte, Danelli secondo me ha sbagliato a mettere una marcia perché è rimasto inchiodato sul rettilineo e con una facilità disarmante, come giocare con un bambino, Carraro ha passato Danelli approfittando probabilmente di un errore. Sfollare è un brutto mestiere, soprattutto quando hai uno dietro come Carraro che alla sua seconda gara della vita vuole dimostrare tutto. E ha fretta di dimostrare. Sì, esatto, soprattutto sei incosciente come mai quando sei alla seconda gara della vita, perché se devi fare una staccata non pensi se farlo o meno, ma prima la fai e poi ci pensi. E intanto Decio che è riuscito a passare Pisacane sta cercando di distaccarsi dalla Kawasaki che Edo aveva scambiato per BMW. Ho associato azzurro BMW, capito? Ah, guarda che ti frega quando vanno a mettere altri colori, è una roba tremenda. È una roba tremenda. Carinelli continua a intraversare la sua Kawasaki ZX10R, che di kawasakesco come colori non c'è niente perché è tutta nera, però il gas ce lo dà a quattro mani. Inizia adesso l'ultimo giro di questa gara. Carinelli su una ruota, non perché impenni, ma perché questa moto c'ha tanti di quei cavalli. Guarda come entra forte la curva 1, tutte quelle righe nere le ha fatte lui nel corso di questi 8 giri, entrando come un pazzo disperato qui alla curva 1. Curva 2 affrontata adesso da Roberto Carinelli, che entra adesso nella 3, questa variante emozionantissima dove abbiamo visto tanti sorpassi sia nel cambio di direzione che nell'uscita, approfittando dell'incrocio tra i Vittoria. Guardalo qui come adesso esce forte su una ruota, entra nella curva 5-6, anche qui leggermente di traverso, una curva lenta, una curva in cui devi entrare un pochino intraversato per poter subito rialzare la moto e sbatterla dall'altra parte. Qui di nuovo ormai abbiamo capito che il suo stile di affrontare questa curva 8 si allarga tantissimo per poi aprire il gas e chiudere la curva 9. Luciano Ferrara ha messo nel mirino un altro pilota, vuole fare record di sorpassi. Le scintille pazzesche. Cosa ha toccato? Gli ha toccato la pedanina, lo slider e anche del magnesio buttato lì per fare soltanto scintille. Alla curva 5 affonda la sua BMW sulla moto di Augurusa e guadagna la sesta posizione. Grande l'attacco di Luciano Ferrara. Carinelli festeggia, sta per festeggiare la vittoria meritatissima in gara 2 della Race Attack 1000. Weekend perfetto, pole position, giro veloce vittoria, che traverso per Roberto Carinelli, che gira ancora primo, ancora una volta, ancora davanti a tutti, festeggia così, pugno al cielo, alza la sua moto sul rettilineo dell'autodromo di Franciacorta e vince gara 2. Straordinario, semplicemente giù il cappello per questo pilota. Lì dietro vediamo come andrà a finire, arrivano adesso sul traguardo Cucinella secondo, grande la sua gara con Puttini che ha chiuso davanti a Placì, e Giglioli ancora una volta chiude una gara in solitaria lontano da tutti quanti in quinta posizione. Qui dietro Carraro, vediamo se proverà l'attacco su Eros Mennito là davanti. Adesso prova la staccata in fondo al rettilineo, grandissima, profondissima. Ce la fa. Ci ha provato, per poco non ci riusciva. E chiudono vicinissimi questi qua, Cosio, Mennito e Carraro. Che gara di Carraro, ancora una volta si è fatto valere come miglior rookies della stagione. Guardalo qui ancora una volta che ci prova Chiodi, l'attacco su Danelli, questa volta potrebbe essere la volta buona, che arriva a chiudere il sorpasso, grande l'attacco, ma Danelli perentori arriva alla sua risposta all'esterno con una staccata degna del miglior Mazzuoli nella moto estate 600 l'anno scorso. Chiude quindi la gara in 12ª posizione davanti a Chiodi, con un talpo che se avesse avuto altri due giri forse sarebbe arrivato a prendere la moto di Carlo Chiodi lì dietro. Vediamo intanto chiudere la gara tutti quanti con Bombini che chiude la gara lì, con Decio che prova di nuovo a superare Pisacane. C'è l'attacco all'interno di Decio, vediamo se riesce a tenere la traiettoria. Pisacane prova a chiudere la traiettoria all'esterno, scintille tra questi due con Decio che ce la fa e chiude in 17ª posizione. Bellissima questa gara, che battaglia che hanno fatto lì dietro, dietro e davanti, dappertutto, a parte Carinelli che vabbè ha fatto una gara monotona, dilla come vuoi. Però, ma io, è da notare poi anche il quarto posto di Placì. Cavolo, Placì ha cambiato moto ed è già lì a lottare con i big della categoria. Sì, e la cosa bella, sai, quella è che non solo è andato subito forte con questa moto, non solo è andato subito forte con questa moto, ma è andato addirittura più forte di quanto non fosse andato l'anno scorso col 600 nella Race Attack 600. E questo vuol dire che... Parli di posizioni nella... Sì, chiaro. Quindi ha fatto un grande miglioramento. E qua, guardate la meraviglia della impennata di Roberto Carinelli su una ruota. Mamma mia, che spettacolo. Con la visiera aperta, vecchi tempi. In slow motion, veramente bellissima. Andiamo a rivedere l'ordine d'arrivo.
con la vittoria di Roberto Carinelli davanti a Cucinella e Puttini, che completano questo podio. Quarto Placì, quinto Giglioli, sesto Ferrara, settimo Auguruza, ottavo Cannizzaro, nono Cosio, decimo Eros Mennito. Edo, i migliori tre di questa gara, vai. I migliori tre di... vabbè, Carinelli per forza. Poi io farei così, direi che Placì, perché assolutamente ha fatto un esordio al primo round di quest'anno con la moto nuova ed è da notare assolutamente. E poi invece là dietro io darei il premio a Ferrara. A Ferrara. A Ferrara, perché Ferrara, cioè, ha cambiato la moto. Voi avete visto quant'è a suo agio e che bella gara ha fatto e guarda dov'è. Sì. Sì, sì, davvero bello, bella gara di Luciano Ferrara. Sono d'accordo con te su Carinelli e Puttini, ma il terzo Placì, posto... Placì, con Carinelli e Placì. Puttini, vabbè, due parole su Puttini adesso le dirò anch'io, però devo dire che Carraro all'esordio, alla prima gara, la confidenza che ha avuto con questa moto e il numero di sorpassi che ha fatto, secondo me, gli vale il podio del uomo della gara. E invece Puttini, bisogna dire che... si è messo tanto a posto rispetto all'anno scorso, perché ricordiamo che cadeva ogni weekend, quindi gliene andava sempre male. Sì, l'anno scorso ha avuto una stagione un po' tormentata. E quest'anno invece è riuscito a tenere sangue freddo, nervi saldi e a chiudere due gare su due, subito all'esordio, subito a podio. Quindi Puttini anche merita il premio, non come rivelazione, perché sappiamo che va forte, quello non c'è bisogno di spiegarlo, però... è riuscito a mettere... Beh, comunque a le gare sono 10, nel senso, in ottica campionato va bene, dai. Sì, contando che Carinelli adesso, vero che passerai a fare il moto di serie. Esatto. Carinelli passerà a fare, no, il moto estate. Il moto estate. Il moto di serie. Cacchio, vabbè. E insomma, questo è tutto per questa seconda manche della Race Attack 1000. Il prossimo appuntamento con i trofei Wheel Up moto estate 2016 sarà l'11 e 12 giugno all'autodromo Riccardo Paletti di Varano delle Gali. Vi aspettiamo numerosi, venite non paccate perché potrete venire alla gara dal vivo, da spettatori. Da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, ci vediamo a Varano. Ciao. Alla motocicletta numero 74, Luciano Ferrara. Fate loro un bel applauso, bravo Luciano. Vincitore di questa categoria, anche per voi, direttamente dal patron Bruno Sandrini, Brevi Manu, questa bellissima targa in ricordo del trofeo Wheel Up Moto Estate, domenica 8 maggio 2016. Grazie ragazzi, e adesso anche per voi il momento della bottiglia. Ecco che arrivano le bottiglie, è meglio che io mi allontani. È meglio che mi allontani un attimo. E poi lo ricordiamo a seguire. Premiazioni CRV Piemonte. Ragazzi, non lavateci, grazie. Ecco che festeggiano.